Ragazzi, siamo arrivati al centro ASL dove Hilary dovrà fare il vaccino alla puntura. No, questo non fa male, vabbè, non senti proprio niente. Guardate cosa gli hanno dato, un diploma di coraggio. Un'altra volta! Ciao Ruben! Ciao, ciao Ilaria, ciao! Ilaria! Ruben, che è successo ci qui? Ci stiamo divertendo un mondo perché abbiamo fatto questi ravioli. Stiamo facendo una sorpresa a un nostro amico che ci segue, ma lui non lo sa. Ragazzi, stiamo andando. Ciao a tutti, funghetti e funghettine, e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Video è un blog. È una giornata un po' particolare. È bella perché non sei andata a scuola. Perché non andate a scuola? Ma è bruttissima perché stiamo andando a fare il vaccino. Vaccino brutto, schifoso. E probabilmente Hilary gli faranno una puntura, 10 punture, non lo so. Comunque, il massimo è 2. Se volete supportare Hilary, cosa devono fare i nostri amici? Iscrivetevi al canale. In questo momento andate iscrivetevi, se no piangiamo. Se non vi iscrivete al canale noi ci rimaniamo tantissimo male. E stiamo andando proprio adesso. Ma insieme a noi a farci compagnia non saremo solo io, Hilary. E c'è anche la mamma di Hilary, ciao. Ciao. È un po' arrabbiata ragazzi perché stiamo facendo troppo tardi. Quindi... Ah, ma non vi ho detto una cosa. Mentre Hilary si prepara, dopo il vaccino, ragazzi, andremo a casa di un nostro amico. Quindi mi raccomando, e sarà una sorpresa. Anzi, voglio darvi un piccolo spoiler. Avete mai visto su TikTok Ruben il cuoco che cucina, che fa "Oh, gatta ma magna!" Quindi, ragazzi, dopo il vaccino andremo a casa di Ruben a fare una ricetta buonissima e ve la faremo vedere anche a voi, ovviamente, solo se continuate a vedere questo video. Ma prima andiamo a fare il vaccino. Hilary, sei contenta di fare il vaccino? Come? Scusa, allora dimmi una cosa. È meglio fare il vaccino o andare a scuola? Andare a scuola. Veramente? Cioè, avresti preferito? Sì. Strano. Allora, siamo saliti in macchina e stiamo andando in questo... Cos'è? Una clinica, come si chiama? Al centro ASL. Al centro ASL, non so che vuol dire. Comunque, Hilary, sei carica? No. Perché no? Perché ho il vaccino, lo capisci? Perché e questo qua mi fa rilassare. Cos'è? Che gioco è? È un gioco di andare sopra le cose e non far cascare la bottiglia. Ragazzi, voi ci avete mai giocato a questo gioco? Fa vedere? Allora, vi faccio vedere. Si salta così. Ma che cos'è? Guardate, si perde così. Ma come si chiama questo gioco? Il gioco della bottiglia. Il gioco della bottiglia? Adesso noi ragazzi andiamo e io cercherò di riprendere all'interno. Non so se si potrà, male che vada, metterò tipo la telecamera di nascosto. Quindi seguiteci. Allora facciamo colazione e andiamo. Allora faccio una battuta. Cosa? Ti faccio una battuta. Vai. Allora, dove va una signora con rossetto? Aspetta, la battuta è dove va una signora con rossetto? Dove va una signora con rossetto? Al mare. Al mare? No, a rossettare. Non l'ho capita Hilary la battuta. Rossetto, rossettare. Vabbè, no, io... Madonna, no, no. Hilary, io ho un'idea. Se noi ci nascondiamo bene, mamma non ci troverà e non farà il vaccino. Che ne dici? Okay. Nasconditi Hilary, nasconditi. Eccola. Già ci ha trovato? Dai, prendiamoci. Ma già ci ha trovato Hilary? Ma noi ci stavamo nascondendo. Ragazzi, siamo arrivati al centro ASL dove Hilary dovrà fare il vaccino alla puntura. Fai vedere il tuo outfit Hilary, fai vedere. Allora, abbiamo questa tutina bellissima verde. A voi vi piace ragazzi? Falla vedere. Ah, è verde acqua questa tutina? Sì, ora come giocare qui. Diamo l'outfit della mamma di Hilary invece. Oh, mercoledì. Sembra mercoledì, infatti, tutta vestita nera. Infatti ti assomiglia a mercoledì. Ragazzi, stiamo per entrare. Come ti senti Hilary? Male. Come male? No, vi spieghiamo bene. Dopo tanti mesi abbiamo dovuto rimettere la mascherina. Io me l'ero scordata la mascherina. Solo Hilary non la sta portando. Tra poco tocca a noi. Tra quanto? 10-30 ore. Tra quanto? 30 ore. Tra 3 minuti tocca a te Hilary. Manca pochissimo. Hilary, è proprio questo qua, un aghetto proprio piccolo, fino, fino, fino. Pizzicotto, veloce, veloce. Questo non fa male, vabbè, non senti proprio niente. Capito? Dai, dai, dai. Ti prego, non ti fa per forza. Vabbè, non senti nulla con questo, amore. No, vabbè, ascolta, ascolti papà. Ti fidi? Ascolti, fidi papà. Ti dico che non senti nulla con questo qua.
È proprio un laghetto fino. Capito? Guarda, fa così, guarda, ti faccio una prova. Guarda così, fermi. Guarda, metti giù le braccia. Così, guarda. Ma è quello del pizzicotto. Ti fidi, mi va? Hai sentito? Allora, ragazzi, Ilary è stata bravissima. Abbiamo dovuto staccare la telecamera al momento della puntura che non si poteva riprendere, vero? Com'è stato però? Guardate cosa gli è notato, un diploma di coraggio per la vaccinazione del 24 febbraio 2023. Ila, racconta un po', com'è andata? Benissimo. Avevi paura, vero? Ma che hai sentito precisamente? Che hai sentito? Niente. Ila, è stato un zero dolore. Questo sta bravissimo. Sarà un piccolo pizzicotto allo spalle. Cosa hai sentito? Quanti figli hanno fatto insieme, sono riprati. Cioè, due punture insieme hai fatto? Sì. Cioè, due insieme, benedetti? Allora ragazzi, siamo saliti in macchina. Vi racconto un attimo com'è andata. Come avete visto, abbiamo dovuto staccare la telecamera, sì, perché la dottoressa ci ha detto che non potevamo portare la telecamera, che non si poteva continuare a registrare durante la puntura. Quindi abbiamo staccato. Però vi dico com'è andata. Ilary è stata bravissima, perché praticamente ha pianto un pochino all'inizio, perché era impaurita, perché la dottoressa ha detto che erano due punture. Però poi ragazzi, quando si è messa seduta, praticamente lei non ha pianto per nulla, è stata bravissima. Anzi, veramente, vogliamo dire la verità? In verità non era mai una cosa, che mi hanno fatto il piccino. Quindi non ti ha fatto male? No. Cioè, quindi praticamente lei, ragazzi, ha fatto la puntura, ma non se n'era, che è questa faccia da matta, ma non se n'era nemmeno accorta che gli hanno fatto il vaccino. Ragazzi, continuate a seguirci perché adesso viene il bello. Io devo guidare, ma stiamo andando a casa di Ruben a fare una ricetta che a voi piacerà moltissimo, quindi seguiteci per vedere questa ricetta. Io lo so. Tu non la sai, ma io la so. Quindi ragazzi, ci vediamo tra poco, mi raccomando. Allora ragazzi, come promesso, siamo arrivati fuori casa del nostro amico chef Ruben. Siamo pronti? Sì. Suoniamo. Vediamo se Ruben ci apre. Ruben, vabbè, possiamo. Sfondiamo questa porta. Piano, piano, piano. No, Ila. Un'altra volta. Ciao Ruben. Ciao Ilaria, ciao. Ilaria? Come Ilaria? Ilari Ruben. Ma Ilari, sta calma. Ma... Allora, io mi stavo bevendo un caffè. Che cosa vuoi? Ruben, che penso, siamo venuti qua per mangiare. Ruben l'avete visto sicuramente un miliardo di volte, perché Ruben non si riconosce, perché lui dice sempre questa cosa. Oh, che stavo a mangiare? Oh, e ovviamente, essendo un grande chef, aspettate, qui c'è anche la sorella di Ruben che stava scappando. E Ruben, essendo un cuoco, ha cucina ovunque. Sì. Scusa, ma sta cucina di chi è? Questa è mia. Quando va freddo fuori metto. Scusa, questa cucina di nani, ma porca miseria. Perché io che so, scusa. No. Allora Ruben, cosa possiamo cucinare oggi? Cosa cuciniamo? Oggi facciamo le burek. Cosa? Burek. Che hai detto? Burek. Che cacchio sono le burek? È una sfoglia ripiena di patate fritta. Mua. È buonissimo. Buonissima ragazzi. Vabbè, ecco qua il balcone. Ragazzi, questo è il balcone veramente più famoso di Italia e zone limitrofe. Ecco qua, Ilary si mette la parannanza e siamo pronti per cucinare. Adesso stacchiamo un attimino perché dobbiamo prendere gli ingredienti e tutto quanto, ma rimanete collegati, vero Ilary? Sì. E cosa hanno fare i nostri amici? Mi sto fuggendo, lo devi prendere. Lo dico io. Cosa hanno fare? Mettere piace, commentare, condividere il video, attivare la campanella, così quando pubblicano un video lo sapete. E cosa devono iscriversi al? Canale. Iscriviti anche al canale di Ruben, In Cucina con Ruben, è vero? Seguitemi ragazzi, Seguiteci. In Cucina con Ruben. Che avete fatto fino adesso? Che avete messo nel pentolino? La cipolla. Cipolla. E poi? Adesso tagliamo una patata. Allora, abbiamo fatto una sorta di crepe, vero Ruben? C'è una crepe che si chiama? Come si chiama la crepe? Mollica. Mollica. Mollico stesso. Ma no, burik. Burik. No, aspetta, la che scotta. Brava, oh. Ruben, che è successo ci qui? Ci stiamo divertendo un mondo, perché abbiamo fatto questi ravioli ripieni di patate, li stiamo friggendo e Ilary continua. Brava Ilary. Proprio quelle che ci servivano da fare ripiene d'uovo. Ecco qua. No Ilary, adesso non c'è l'uovo. Vabbè, comunque ragazzi, fate attenzione quando friggete con l'olio, perché vi poteste ustionare e andare al CTO. E andare all'ospedale. Adesso ecco qua, si gira il raviolo, si fa uscire cosa Ilary? L'aria. Si fa uscire ma l'aria. Ma chi è l'aria? L'aria! Ah, l'aria. Ma chi è? L'aria. Ah. Non so, l'aria. Oh, attenzione, battutoni. Si friggono, ma scusa, ma una volta fritti poi quando si mangiano? Subito dopo. Ah, ok. Allora, abbiamo finito la ricetta. Ilary ha ripreso quello che c'è dentro? Patata. Le patate e? Che c'era dentro patate? Uovo. Patate e uovo. Com'è?
Dai, buon riuscimo. Vabbè, lo facevo pure io così, non è che... voglio dire... Tu non mettevi l'uovo, non mettevi patate e facevi crudo. Stefano, mi dispiace, ognuno è la tua, tu sai... Vabbè, senti, io me ne vado. Niente. Vabbè, ce ne andiamo allora. Scusa per il disturbo, grazie per il pranzo, ci vediamo alla prossima. Fammi sapere cosa vuoi vedere nella prossima ricetta. Allora ragazzi, questa giornata è veramente infinita, è lunghissima. Siamo usciti da casa di Ruben, abbiamo fatto il vaccino, usciti da casa di Ruben e adesso ragazzi non potete capire cosa stiamo facendo. Stiamo facendo una sorpresa a un nostro amico che ci segue, ma lui non lo sa, cioè ovviamente noi non ci conosciamo di persona, ma la mamma ci ha scritto se potevamo venirgli a fare una sorpresa alla sua festa, quindi adesso vediamo cosa dirà. Quindi noi entriamo di nascosto nella sua festa e lui non se lo aspetterà. Ira, pensa se il bambino che gli facciamo la sorpresa ti guarda e te fa: ma chi te voleva a te? Tu che gli dici? Se lui ti dice: ma che vuoi? Ma chi ti ha invitato? Ok, allora io non caggio il gioco e solo io ho festeggiato natura. Che ha detto? Un caggio. No, no. Ragazzi, stiamo andando. Ciao. Allora, siamo arrivati ai nostri amici e vi presentiamo Daniele. Ciao Daniele. Elisa. E qua come chi abbiamo, come ti chiami tu? Demi. E Cristian. E Cristian. Ma allora ragazzi, ma voi siete iscritti al nostro canale? Sì, sì. Sì, anche tu Daniele. Daniele, ma oggi è la festa tua? Ma, ti è piaciuta questa sorpresa? Ma quanti anni fai? 50? 57? No, 7. Ah, 7. Allora Ilari, fai gli auguri a Daniele. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Allora ragazzi, anche per oggi abbiamo dato abbastanza, quindi noi ci vediamo domani in un altro bellissimo video, ma prima di tutto cosa devono fare i nostri amici a casa? Devono iscrivervi al canale, lasciate un bel like, attivate la campanella degli aggiornamenti e noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video.